Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, siccome ho un po' di novità da provare, però volevo dividere un po' queste novità. Quindi, siccome ho questi due nuovi prodotti della Too Faced, della linea Born This Way, tra l'altro, il fondo, questo qui è quello nuovo, Born This Way Matte, che è appunto quello uscito, quello precedente che io avevo, che adoro, mi piace un sacco, è il Born This Way, che ha un finish un po' più luminoso, e quindi ero curiosa di provarlo. E poi la cipria, questa qua, la Prime and Poreless, curiosissimo, di cui tutti ne parlano bene. Quindi ho deciso, siccome ho un sacco di prodotti proprio della linea Born This Way, o in generale di Too Faced, esempio questo, il primer, il correttore, cipria illuminante, rossetto, mascara, insomma avete capito, ho pensato di fare un full face con Too Faced. Allora ragazze, il punto che però stavo guardando è che io di questo fondo, adesso lo apro, ho preso la colorazione vanilla. Perché? Perché logicamente non vado a prendere una colorazione che uso solo adesso, con un po' di colore, ma vado a prendere la mia colorazione, diciamo, normale, di quando poi torno al mio colore naturale. Solo che adesso è un po' troppo chiara per me. Adesso ve lo volevo far vedere qui sulla mano. La differenza. Questo qui è vanilla. È molto cremoso. Vedete? Cioè, prima è troppo chiaro adesso. Mentre di questo qui, Born This Way Classico, ho la colorazione Warm Nude, quindi proprio un'altra colorazione. Ve la volevo però mettere di fianco, così se vi interessa avete le due. Allora, tra le due, questo qui appunto è quello matte, questo è quello, diciamo, più luminoso, questo qui è più liquido. Stranamente il matte, questo lo sento più corposo. I colori sono completamente diversi, perché il vanilla ha una base più gialla, vedete? Mentre il Warm Nude ha una base rosata. Non so perché, ho deciso di cambiare colore, perché mi ricordavo che questo qui fosse un po' scuretto, effettivamente. Cioè, andava bene alla fine, però non era proprio il mio colore, quindi ho deciso di cambiarlo, però come vedete risulta anche più scuretto di questo. Quindi che famo, direi di usare questo qua, ragazze. Quindi qui mettiamo un fiocchettino, ci ricordiamo, lo proverò più avanti. Non arrabbiatevi, ma non posso fare, non posso diventare una mummia. Prima del fondo però andiamo ad applicare. Prima del fondo andiamo ad applicare Too Faced Hangover, che è un primer idratante. Eccolo qui, sempre con quest'acqua di cocco e probiotici. Io adoro questi qua, senza silicone. È veramente, veramente top. Anche il profumo è molto buono. Quindi andiamo a mettere un po'. E andiamo a mettere il fondo, il Born This Way, che fatemi vedere, mi sa che è chiaro anche questo, però sicuramente meglio dell'altro. Quindi sto andando ad applicare, ragazze, quello classico, non quello nuovo matte, perché ripeto, è troppo troppo chiaro. Già è chiaro questo, quell'altro è ancora più chiaro, quindi pardon, ma lo proveremo più avanti. Però ne parlano tutti bene. Vabbè, questo qui penso che lo conosciate anche voi, è favoloso, io lo adoro. È uno tra i miei fondi preferiti, è bellissimo il finish, dura un sacco, è coprente stratificabile, però non è esageratamente coprente, comunque l'effetto è sempre naturale. E questo matte si ripropone sempre con le stesse cose, però magari più specifico perché è una pelle grassa. Io non ho la pelle grassa, però sono lo stesso curiosa di provarla, perché è oil free, è appunto waterproof, non si trasferisce. Quindi va bene, lo proveremo più avanti. Ok.
come correttore appunto vado a utilizzare sempre Born This Way e io ce l'ho nella colorazione porcelain, quindi più chiaro. L'applicatore è così. Ho pensato di fare questa carrellata di prodotti perché magari chi non ce li ha vedi, perché io questi prodotti qua ve li consiglio veramente tutti, secondo me sono validissimi e almeno vedete in un unico video in azione un po' tutto, e ho pensato di dividere così delle novità che ho da provare, perché poi il prossimo video vi dico già che sarà sul mascara nuovo di Charlotte Tilbury, sulla matita per sopracciglia di, cioè non matita, è un pennarello di Anastasia che sto testando e mi piacerà un sacco, vedo questo spoiler e vabbè, poi vedremo. Vedete? Mamma mia, l'adoro, veramente, sono stupendi. Andiamo a utilizzare lei però, anche questa è una novità in casa Sephora, avevo già visto un sacco di video su questa cipria, tutti ne parlano strabene perché sembra miracolosa che vada a dare questo piallare, a rimuovere i pori praticamente che avete sul viso. Il packaging è adorabile, rosa così, lo aprite e all'interno c'è la sfognata a forma di cuore, sempre stupendo, io adoro questi pack, ed è bianca, compatta e allo specchio. Allora, diciamo che a me le cipre bianche non piacciono, perché in genere non mi piace che rilasciano il colore, però non è detto che poi rilasciano effettivamente il colore. Allora, io vado... dov'è il pennello? Non vado a usare quella sfognata che c'è. Non vado a usare quella sfognata che c'è, vado a usare un pennellino così. Un close up. Vado a fissare... Sì, è bianca, però vediamo magari qua il contorno occhi. No, non sembra che rilascio il colore bianco. Ecco, infatti, perché a me quelle che vanno a sbiancare non mi piacciono assolutamente. Andiamo a metterla sui punti dove si vedono di più i pori. Quindi qua, lo sapete che io non abbondo mai con la cipria perché ho la pelle comunque normale tenuta a secco. Però, cavoli, vero, qua è come se non ci fossero, da questo effetto tipo Photoshop che va come a riempirli. Spero si vede la fotocamera, ma mi sembra un super sì per adesso, stupenda. Continuiamo con il trucco occhi e andiamo a utilizzare lei, la Born This Way, The Natural Nudes. Questa palette bellissima che è nude per tutti i tipi di carnagione, infatti dal più chiaro fino al più scuro, non ha i neri ovviamente perché ragazzi stiamo parlando di nude, ma è una palette secondo me da avere, veramente veramente bella. Allora vado a prendere Cocca, questo colore più marroncino, vado a metterlo nella piega. Sulla palpebra mobile vado a mettere questo Golden Light, eccolo qui, col dito, bellissimo. Stupendo. Veramente veramente bello. Sull'angolo interno invece vado a mettere questo qui più chiaro che si chiama Shimmering Pear, questo qua, giusto così per dare un punto luce. Stupendo. Eccomi qui, ho fatto off camera le sopracciglia ma sono matita sulle labbra. Continuiamo, vado con la terra di Too Faced. Io ho questa qui che si chiama Pineapple Sun, che è bellissima, me ne avevo parlato anche l'anno scorso, e contiene all'interno questo bronzer con questo illuminante che sono stratosferici, faccio vedere l'illuminante, guardate che bello, mamma mia, è veramente una bomba. Metto un po' qui, bellissima.
Quindi vado a prendere il bronzer, perché mi vedo chiarissima, e lo vado a mettere qui. È un bronzer bellissimo perché non è opaco, secondo me è perfetto per questo periodo. È leggermente satin, non glitter, però... Quindi vado un po' a scolpire il mio viso. Guardate che bello, naturalissima. Come blush vado ad utilizzare questo qui, un altro dei prodotti che avete già visto l'anno scorso se mi seguite, della Too Faced, si chiama Strawberry. È bellissimo perché è un blush satinato, doppio colore. Io vado a prelevarli tutti e due, così, scarico, e lo vado a mettere qui sulle guanciotte. Guarda che fa un profumo di fragola, buonissimo. Vedete che bello? Aspettate che vi avvicino. Guardate che naturalezza, bellissima. No, questa cipria bellissima, bellissima raga, veramente. È vero, ne sentite parlare benissimo e hanno ragione. Perché come vedete ho una base opaca, però non è assolutamente secca. Mi piace un sacco. Continuo, vado ad applicare il mascara, il Damn Girl, che adoro, mi piace un sacco. Un attimino, piego le ciglia. E vado ad applicare il mascara. Ha uno scovolino molto grosso, però io lo preferisco al mascara Better Than Sex, mi piace molto di più questo qua. A me questo mascara mi piace applicarlo anche come secondo per andare a volumizzare, perché avendo lo scovolino così grosso è bello se avete già fatto una passata magari con un mascara allungante con uno scovolino che prende meglio le ciglia. Dopo vi applicate questo, da un effetto pazzesco. Però adesso sto applicando solo lui, che comunque è lo stesso valido e ve lo volevo far vedere. E voilà, mascara applicato. Troppo bello, veramente. Mi piace un sacco. Andiamo a applicare sulle labbra questo rossetto della Too Faced, che mi sembra che era un'edizione limitata di questo Natale, però il colore lo potete ritrovare, mi sembra, anche nelle tint labbra, che sono curiosissime, le Melted qualcosa, che io non ho mai provato, però sono delle tinte labbra bellissime, infatti sono curiosa. L'unico rossetto che ho della Too Faced è questo. E si chiama Gingerbread Man. Sono dei colori famosi perché mi sembra che ci sia anche il Gingerbread Girl, se non erro. Buonissimo. Anche il profumo, come vedete, ha una base mattone. È molto morbido. Una stesura veramente morbidissima, bellissimo, un colore stupendo. Allora, sto notando che dalla fotocamera, ma sembra, non è ovviamente rosso, è un colore proprio mattone a base, con una base arancio, è molto portabile, è veramente veramente bello. Poi con questo trucco secondo me è perfetto. Ma non abbiamo finito qui, utilizziamo lei. Questa palette che ha dentro una cipria soft focus e due illuminanti, uno più illuminante, l'altro con diciamo i brillantini. Prendo il pennellino da illuminante e vado ad applicare glow qui, vedete? È proprio fine di niente di esagerato. Se volete un illuminante esagerato, assolutamente
non è questa la palette, ma se volete una cosa proprio vedo non vedo naturalissima, ragazzi, dateci un occhio. E sopra vado a metterci un po' di dazzle, che ha un po' più di sparkle. Vedete? E voilà! Questo è il trucco che è uscito dalla mia base. Come vedete, ragazzi, è sempre molto più chiaro il fondotinta che ho usato rispetto al mio corpo. Ecco perché non ho usato, ve lo ripeto, questo qui, che lo useremo più avanti, sicuramente magari tra qualche settimana, un mesetto. Lo proviamo, lo testiamo benissimo. È veramente troppo chiaro. Però è così, però vi volevo comunque far vedere le... i prodotti della Too Faced perché non li avessi visti, dato che ne ho praticamente quasi tutti tranne la matita per sopracciglia, ma non so neanche se ci sia sinceramente. Non ho l'eyeliner perché l'ho finito, però ecco insomma avevo tutto per fare una base quasi completa e insomma era il video perfetto. Come potete vedere è tutto secondo me bellissimo, questi prodotti sono tutti belli, tutti quelli che vi ho mostrato io ve li straconsiglio. Dal primer al fondo al correttore al mascara alla palette degli occhi al rossetto, tutto veramente, se no non ve li avrei mostrati. Questi sono dei prodotti secondo me top assolutamente del marchio Too Faced. Quindi io vi mando un bacio, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.